Castagnata apre là, il sindaco Eliano Brizio è nel pieno dell'esercizio delle sue funzioni, ma funzioni di cottura delle castagne, delle calda arroste, perché ogni anno non rinuncia a essere in prima linea, giusto sindaco? Tutti gli anni ci ritroviamo qua, questa bella festicciola, facciamo le calda arroste. Una padella sempre più grossa, mi sembra. Una sempre più grossa, gente ne sta arrivando tanto, sono contento. Siamo ritrovati qua con un gruppo di amici e cerchiamo di fare nel migliore dei modi, in modo da accontentare un pochettino tutti. Vedo che anche il resto dell'amministrazione si rimbocca le maniche qui intorno. Sì, c'è il mio assessore, c'è l'altro mio consigliere, l'altro assessore là al banco delle bevande. Su, ci siamo tutti, ci siamo oggi pomeriggio. Insomma, fare i sindaci nell'entroterra vuol dire amare il territorio, vuol dire veramente lavorare per il territorio. Ma è un pochettino come fare il presidente della Proloco, diciamo, beh, qua devi fare un pochettino tutto. Non è solo un lavoro di stare dietro la scrivania, perché al di là del fatto politico che siamo ormai diventati degli esattori per lo Stato, bisogna sapere fare l'operaio, bisogna sapere parlare con la gente, bisogna cercare di mantenere vivo anche il territorio. Soprattutto cercare di mantenere vivo il territorio anche con queste piccole iniziative, che sono le piccole iniziative sono quelle che fanno vivere il territorio, perché le grandi opere, le grandi manifestazioni, a parte il fatto che oggi in un momento di crisi come adesso non è più il momento, però dei piccoli momenti come questo, una castagnata o una piccola sagra in tono minore sono sempre dei bei momenti che regala la gente che viene a visitare il nostro entroterra. Federica Massetti è una delle colonne dell'organizzazione di queste feste a Molini di Prelà, anzi mi hanno detto che devo chiamarti il raggio di sole della Valprino. Oggi è nato questo nuovo titolo per Federica. Allora, beh, direi una festa molto ben riuscita, come sempre, e anche così riallegrata dalla musica, non solo, ma dal mercatino usato, prodotti tipici, biologici, antiquariato, ce n'è per tutti, via. Sì, in effetti c'è un po' per tutti i gusti e poi come sentite c'è anche la musica, ci sono due ragazzi splendidi che suonano, tra poco inizia la presentazione di un libro, Imperia negli anni 30, e stamattina abbiamo avuto una marea di gente per l'arrivo di Papa Wojtyla, la reliquia di Giovanni Paolo II, che è stata portata qui a Prelà, tra l'altro accolta con bandiere, stendardi. Sì, oltretutto avevamo anche la banda, non si è mai vista una cosa del genere a Prelà, io ero felice di vedere tutta questa gente. No, siamo stato tutti... il Vescovo Olivieri che ha celebrato la messa anche... Sì. È stato il Vescovo Olivieri il quale celebrava i suoi 25 anni di vescovado e quindi ha deciso di portare questa reliquia in onore di Giovanni Paolo II, che era stato lui chiaramente a nominarlo Vescovo, ed è stata una cerimonia splendida. E poi vabbè, dal sacro si è passati al profano, abbiamo le castagne, il vin brûlé, le cose buone, tanta gente, tanto divertimento, insomma sono soddisfatta di questa bella festa. Francesco, una giornata ricca di iniziative, di spunti, di cultura, di musica, di festa, di castagne e caldarroste. Molini di Prelà ancora una volta ha saputo offrire ai suoi cittadini, ma anche a quelli che vengono da fuori, un momento di divertimento, una giornata di allegria. Oggi è stata anche una giornata di religione e si è visto di nuovo il Vescovo Mario Olivieri, che è stato ricevuto dalla gente con grande affetto. Queste sono momenti che commuovono la gente, sono momenti di amicizia, di vera amicizia. L'entroterra, non vorrei ripetermi, l'entroterra siete voi insieme a me. Siamo noi che diamo uno spazio e un affetto all'entroterra, forse nessuno se lo poteva immaginare. Questo è un segno di quello che facciamo noi insieme a voi, perché senza di voi non ci sarebbe Imperia TV. Imperia TV vuole realizzare, ha una voglia di dare uno spazio alla gente che soffre, alla gente che non ha avuto quello che hanno avuto certe persone. Quindi voler danneggiare ancora questa emittente, posso dirlo, è un peccato mortale. I credenti, i politici, non so se sono credenti o sono finti credenti, dovrebbero capire che noi diamo il cuore alla gente, lo facciamo con affetto, perché l'entroterra con delle immagini fatte da voi, con tante cose importanti che vogliamo fare,
ha un futuro sicuro. Senza informazione, senza affetto, come diamo noi all'entroterra, non ha futuro. Perché per avere futuro, per vedere queste campagne abbandonate che adesso i giovani le riprendono, loro devono capire che il futuro dell'entroterra è rispettare chi ha ancora voglia di fare. E rispettare chi ha voglia di impegnarsi da sempre, di lavorare, perché poi di questo si tratta, per sostenere questo territorio. Lavorare anche con sacrificio, con impegno, investimenti, beh, come hai fatto fin dall'inizio, da quasi ormai 30 anni. 30 anni sono il 15 di dicembre, ne parlavo con Giannina, abbiamo realizzato qualcosa di che nessuno ci credeva. Il mio grosso dispiacere è che quelli che si sono arricchiti con la politica non credevano nel mio progetto. Io invece ho creato posti di lavoro, non mi sono arricchito, però ho dato amicizia e sentimento. Chi invece non ha un lavoro come faccio io con sacrificio e che ha le agevolazioni politiche è chiaro che la pensa diversamente. Queste parole mie non sono parole di disprezzo per la politica. Vorrei dare uno stimolo ai politici che io li sento parlare, in modo che abbiano rispetto dell'azienda che fa qualcosa, perché si può realizzare tante cose. Ti ringrazio e ringrazio tutta la gente che ci ascolta. O diavolo in sé, che sei effetto unito.